Noi andiamo avanti, invece parliamo di sport con gli aggiornamenti sul calciomercato, il servizio, anzi no, in diretta, lo vedo qui, eccolo qua, Massimo Profeta, buongiorno, mi fai le Eh sorprese. sì, ti facciamo le sorprese, Marina. Sì, intanto c'è una sorpresa, tra virgolette, perché si è registrata questa mattina, parlando del Pescara e del mercato dei biancazzurri, un'apertura di Luca Mora, un giocatore del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi, 34enne centrocampista, in particolare, anzi, per la precisione, è una mezzala. Ebbene, ha aperto al Pescara, è una carriera importante, non c'è dubbio alcuno, 146 presenze in B, circa 200 in C, doppia promozione. Ricordiamo dalla C alla A con Semplici in panchina nella spalla nel 2016-2017, anche 21 gettoni in Serie A con la Spal e con lo Spezia, squadra con la quale ha vinto il campionato nel 2020. L'allenatore era Vincenzo Italiano. Il Pescara ha offerto un anno con opzioni, con opzione, attesi naturalmente sviluppi, però il giocatore, ripetiamo ancora una volta, ha dato la sua disponibilità. Vedremo quello che accadrà. Dell'Icari ha incontrato anche lo svincolato Marco Firenze. Questa è un'indiscrezione che abbiamo anticipato ieri nel corso del TG delle 19:30, indiscrezione che è stata comunque confermata anche dal direttore sportivo del Pescara, che ha contattato, incontrato appunto Marco Firenze nella giornata di giovedì a Milano, insieme con il suo agente Giocondo Martorelli. Anche Firenze, come Mora, è svincolato, è stata raggiunta un'intesa di massima, 2 anni di contratto con opzione per il terzo. Naturalmente servirà un altro vertice per chiudere. Firenze, classe 93, un interno di centrocampo ma anche esterno, insomma un calciatore particolarmente duttile. In carriera 75 presenze in B con Provercelli, Crotone, Venezia e Salernitana, circa 100 gettoni in C, ultima stagione nella Paganese, 31 presenze e 6 gol. C'è attesa anche per un altro centrocampista, il regista ex Siena, Modena e Reggiana, di proprietà della Roma, Salvatore Pezzella. Ebbene, Dell'Icari è già d'accordo da giorni sia con il club giallorosso che con l'agente del calciatore Patrick Bastianelli. Il giocatore potrebbe dire sì già nella giornata di oggi. Sul 29enne Igor Radrezza, invece, che è un classe 93 in uscita dalla Reggiana, non si registrano passi avanti per prenderlo. Ricordiamo, il Pescara deve tirare fuori 70.000 euro della clausola che è fissata per liberare il talentuoso centrocampista, somma che il Pescara è disposto sia a corrispondere, ma solo in caso di promozione il prossimo anno in Serie B. Fase di stallo per il trequartista Pasquale Maiorino, classe 1989, è ancora legato da un anno di contratto alla Virtus Francavilla. L'oggetto del contendere, lo abbiamo ripetuto negli ultimi giorni, è la durata del contratto. Maiorino, che è assistito dall'agente Giovanni Tateo, spinge per un biennale. Il DS del Pescara offre un anno con opzione, naturalmente opzione è legata ai gol, 10 nel prossimo torneo di Serie C con la maglia del Pescara. Vedremo se sarà così di Maiorino, oppure la promozione in B con il 60% delle presenze di questo giocatore. È sfumato intanto, abbiamo scritto anche nel nostro sito, abbiamo anche letto poc'anzi, grazie a Dino D'Angelo che ci ha mostrato l'articolo. Eccolo qui l'articolo sul nostro sito www.rete8.it. È sfumato il terzino destro Davide Ghislandi, classe 2001, ex Turris ma di proprietà dell'Atalanta. Ebbene, Ghislandi firmerà con la Triestina. Infine, in uscita, Di Grazia è stato ceduto a titolo definitivo al Potenza, in procinto però di chiudere anche per il prestito dell'argentino Nicolas Belloni.